21 in punto, il 27esimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo, come vedete dalla peccetta in alto, puntata numero 27, puntata ovviamente con riflettori puntati sulla Vuelta di Spagna, soprattutto sul nostro Fabio Aru, leader della classifica generale della corsa spagnola. Ieri davvero una grande azione, non è arrivata la vittoria, è arrivata la vittoria per il suo compagno di squadra Mikel Landa, ma quello che importa è che Fabio Aru adesso è il principale favorito, sembra non avere tantissimi ostacoli per la vittoria della maglia rossa, ad insidiarlo ci sono solo Rodriguez e Dumoulin. Vedremo come andrà a finire oggi tappa interlocutoria, vittoria di Van Poppel, ottavo Sbaragli. Ne parleremo, ma parleremo anche di tanto ciclismo di casa nostra, con una squadra che conoscete bene, che tra un po' vi presenteremo, con un'altra squadra un po' più grande, fatta da ragazzi un po' più grandi, che si è ben comportata sia al Gran Premio di Carnago che al Croazia e Slovenia. E poi tanti altri argomenti, a partire dalla manifestazione che c'è stata a Civitella del Tronto nello scorso weekend. Io comincio a presentare gli ospiti, uno lo stiamo aspettando, entrerà magari se arriva in tempo durante la pubblicità. Comincio a ringraziare il padrone di casa, un applauso, Luciano Rabottini. Ciao Luciano! Buonasera a tutti! Abbiamo detto che a Croazia e Slovenia la GM Cycling Team è arrivata seconda con Filippo Fortin, sull'ammiraglia c'era però Dimitri Nikandrov. Ciao Dimitri! Buonasera! A Carnago sei stato sfortunato perché sei caduto, sì. Però poi le cose non sono andate poi così male. Antonio Di Sante, ciao Antonio! Buonasera a tutti! E poi gli applausi che sentite, il frastuono che sentite è degli amici della bici Kiklos Polisportiva Pescara di Domenico Cerasi, ciao Domenico! Buonasera, buonasera a tutti, grazie! Abbiamo detto che parleremo anche della corsa che c'è stata nel weekend a Civitella del Tronto, corsa di mountain bike, lo faremo con il professor Vincenzo Rasicci. Buonasera, benvenuto! Buonasera, grazie! E ci torna a trovare anche Marino Marcozzi, ciao Marino! Sugli spalti, insieme a Luciano D'Onofrio, che poi ci dovrà presentare non una ma due manifestazioni che ci saranno tra breve, proprio gli amici della bici Kiklos Polisportiva Pescara. Ciao ragazzi! E allora questi gli argomenti, tra un po' vi faremo vedere anche come interagire con noi, ma tanto oramai lo sapete benissimo, il numero di telefono io oramai lo ricordo a memoria, e per ricordarmi a memoria io vuol dire che lo avrò ripetuto un miliardo di volte almeno. 392-623-7060, ci fermiamo, piccolo break, tra poco inizia Velo numero 27, a tra poco! Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. You're the star, you're the one.
stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia, troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Eccoci di nuovo insieme per questo appuntamento numero 27 con Velola, rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Come detto in apertura, fari puntati ovviamente sulla Vuelta di Spagna, che dopo il tra virgolette fattaccio capitato a Vincenzo Nibali a noi italiani sta dicendo bene, nel senso che la maglia rossa è sulle spalle di Fabio Aru. Dopo l'impresa di ieri, come detto, non è arrivata la vittoria, ma è stata un'azione molto importante che ha messo in difficoltà i principali candidati alla vittoria proprio della Vuelta. Si è staccato Quintana, si è staccato Froome, si è staccato Valverde. Froome poi ha avuto un problema ed è stato costretto al ritiro, e dunque diminuiscono sensibilmente gli avversari, i probabili rivali di questo ragazzo sardo che l'anno scorso aveva fatto benissimo alla Vuelta di Spagna, che sembra avere un feeling con la corsa iberica. Luciano, noi ovviamente con tutti gli scongiuri del caso, però a questo punto, in questo momento, sembra complicato pensare che qualcuno possa scalzarlo. Beh, diciamo che siamo a un buon punto della Vuelta, specialmente dopo la tappa di ieri, che era la tappa principe per quanto riguarda questa edizione della corsa spagnola, una tappa durissima, scarse 150 km, il chilometraggio era veramente non eccessivo, ma con 5.000 metri di dislivello la tappa è stata veramente durissima, una tappa dove gli uomini Astana hanno dominato soprattutto tatticamente, secondo me, perché hanno mandato appunto nella fuga dei primi chilometri appunto Landa, che doveva soprattutto in questa fuga controllare la prima parte della corsa, invece in finale è riuscito a fare un grande numero, un corridore giovane che l'avevamo visto al Giro d'Italia, che aveva dimostrato grande qualità, uno che sicuramente è un grande giro da qui a pochi anni potrebbe anche aggiudicarsi. Poi c'è stata l'azione nel finale
appunto di Fabio Aru, che ha staccato i propri avversari, ha staccato Fromm, ha staccato Rodriguez, ha staccato tutti gli uomini della classifica, ha fatto un grande numero. Rodriguez, grazie al suo compagno di squadra Dani Moreno, è riuscito a salvare la giornata e adesso è ancora lì a pochi secondi da Fabio Aru per la conquista di questa edizione della Vuelta. Quindi una tappa dove gli uomini Astana hanno veramente dominato la corsa, soprattutto bravo Landa, bravissimo Fabio Aru, ma in questa squadra voglio ricordare un grande Dario Cataldo, sì, l'abruzzese che corre in appoggio a questi due grandi campioni, a Diego Rosa che è stato protagonista fino a pochi chilometri dall'arrivo in appoggio ai suoi capitani, quindi una squadra veramente molto pimpante. Peccato che in questa Vuelta abbiamo perso l'uomo di riferimento, appunto Vincenzo Nibali, perché sicuramente ci saremmo divertiti molto ma molto di più. La Vuelta non si è conclusa dopo la tappa di ieri, perché qualcuno, dopo la bellissima vittoria di Aru, potrebbe pensare che la Vuelta sia finita qui. C'è una cronometro molto complicata a tre giorni dalla fine della Vuelta, quella di Burgos, di 40 km, dove Fabio Aru dovrebbe, secondo me, prima di arrivare a questa cronometro, approfittare ancora di un weekend del fine settimana tra sabato, domenica e lunedì, dove ci saranno appunto tre arrivi in salita. In questi tre arrivi dovrebbe far di tutto per staccare l'olandese Dumoulin, perché Dumoulin in un cronometro di 38 km potrebbe rosicchiare parecchi secondi pesanti a Fabio Aru. Quindi, cosa che non può fare Rodriguez, per esempio. Rodriguez a cronometro no, però anche Rodriguez è lì a pochi secondi dalla maglia, e sono arrivi particolarmente adatti a Rodriguez, perché non sono salite lunghissime, sono salite dure sì, però 10-12 km, quindi sappiamo che Rodriguez non è uno scalatore da lunghe salite, però salite di 7-8-10 km riesce a mantenere bene. Quindi una classifica che secondo me è ancora molto ma molto corta. In effetti, se andiamo un po' a vederla, nei primi 5 sono ancora a 1 minuto e 30 di distacco, quindi una classifica molto aperta. Secondo me l'Astana poteva approfittare meglio della giornata di ieri, però tutto sommato aver vinto, aver fatto secondo, aver preso la maglia, non si poteva nemmeno pretendere molto di più. Però, come ripeto, la Vuelta fino adesso è piaciuta molto. È piaciuto soprattutto per la bella vittoria di Sbaragli in una volata di tre giorni fa. Sta piacendo per la maglia rossa di leader di Fabio Aru, e speriamo che si possa arrivare a Madrid fra 10 giorni ancora con la maglia di leader della classifica. Dimitri, chiedo a te, perché insomma tu sei corridore abituato a lottare per il vertice, che cosa deve fare, che cosa assolutamente da evitare in questo momento per Fabio Aru? Penso che Fabio Aru deve essere abbastanza tranquillo, perché... Ma può esserlo tranquillo? Sì, perché avversario, dico, Rodriguez ha fatto il Tour de France, Valverde anche, e Quintana pure. Penso che sono anche un po' più stanchi di lui, perché lui dopo il giro ha fatto una pausa. Se l'ho capito bene, ha letto bene, ha stato 80 giorni in altura. Cioè lui, come Landa, sono freschi di forza, anche mentalmente sono più freschi, più motivati, perché penso che hanno qualcosa in più. Più avanti va Vuelta, secondo me ancora più distacchi dovrebbe fare, secondo me. Quindi, secondo te, oramai il modello è quello di fare giro e Vuelta, cioè di saltare la parte centrale della stagione con il Tour de France per essere pimpante sia prima che dopo? Sì, perché il ciclismo ormai adesso, se fai tutti e due, abbiamo visto anche Contador che voleva fare il giro e Tour, è impossibile, perché le forze ormai queste... Lo stesso Froome, sì, che ormai... Si è visto anche ieri che non era brillante già dall'inizio, soffriva proprio, è caduto, è successo quello che è successo, cioè è quasi impossibile fare doppiette adesso il ciclismo moderno. Senti Luciano, ti faccio una domanda, secondo te proprio a livello di gestione complessiva del rapporto di squadra,
di solito si dice, no, quando si parla dell'attacco, no, in attacco quell'attaccante si trova meglio con quell'altro. Landa si trova meglio con Aru? Beh, e diciamo, viceversa? No, diciamo che... Con Nibali deve correre da solo in questo caso? No, diciamo che l'accoppiata Landa-Aru già l'avevamo visto al Giro d'Italia e funzionato molto. Poi secondo me a livello di lucidità in questo momento Aru è molto più brillante psicologicamente, riesce ad essere più fresco dei propri avversari. E, diciamo che l'assenza di Nibali mi è dispiaciuto molto, perché sarei stato curioso di capire come avrebbero gestito questi tre gioielli del ciclismo in una situazione così importante come appunto lo è la Vuelta. Però obiettivamente l'Astana è diretta anche da un grandissimo direttore sportivo, Giuseppe Martinelli, che nei grandi giri non sbaglia mai tattiche, non sbaglia mai mosse. E quindi penso che questi ragazzi sono veramente in una botte di ferro. Quando hai la guida tecnica, hai la condizione giusta, si sono preparati, come ha detto Dimitri, si sono preparati veramente bene in altura, preparazioni specifiche, e poi i risultati arrivano. Per quanto riguarda Chris Froome, non sono molto convinto che un corridore moderno non possa fare accoppiata di due grandi giri. Perché? Perché secondo me non c'è il campione del passato. Chris Froome probabilmente è un campione, però relativamente. Io ricordo nel passato Hinault vinceva Giro Tour, però si parlava di corridori veramente dei fuori classe, che in questo ciclismo obiettivamente adesso non ce ne sono più. Per quanto riguarda invece l'Astana come squadra, secondo te ha un po' recuperato qualche piccola defiance che gli avevamo rimproverato anche noi, ma gli avevano rimproverato un po' tutti a livello di tattiche durante la corsa? In questa Vuelta si è un po' rifatta? Ma quando c'hai i corridori che vanno forte, poi tatticamente anche difficile inventare. Fanno loro, perché sì, hanno un ottimo direttore sportivo che è Martinelli, però tatticamente la corsa a volte le decisioni lo prendono il corridore, non è che il corridore può aspettare che arriva l'ammiraglia o le decisioni lo prendi al momento, è l'istinto dell'atleta che fa la differenza. E poi questa è una squadra, Landa, Aru, Cataldo, corridori che già sono abituati a correre insieme, quindi solo uno sguardo negli occhi si capiscono, si sanno muovere e sanno dove mettere la palla in senso calcistico. Quindi poi questa Vuelta è adattissima appunto anche a un corridore come Aru, 13 arrivi in salita, difficilmente questa Vuelta poteva essere vinta da un passista veloce, qui lo vincerà sicuramente un grande scalatore. Aru oggi rappresenta uno dei corridori più interessanti del prossimo futuro. Io Domenico volevo chiedere a te una domanda che faccio da qualche settimana. 13 arrivi in salita, giustamente diceva Luciano, e la Vuelta a livello di interesse rispetto a qualche anno fa ha recuperato tantissimo sul Giro, anche sul Tour, che però mantiene sempre comunque un fascino tutto particolare. Vuol dire che comunque la salita, cioè è inutile andare dietro a modelli di cronosquadre, la gente vuole le salite. È lo spettacolo, la salita, chiunque ricorda le più belle vittorie tutte in salita, quando vinceva Pantani, chiunque ha vinto, cioè io vedo solo le corse di salita, io vedere una corsa con arrivo in volata non la vedo neanche, anche al Giro d'Italia non mi metto a vedere, vedo solo l'arrivo un attimino, uno spot la sera è finito, però la tappa di salita ti metti là e inizi a vedere, perché il bello è quando vedi veramente i distacchi, proprio là si vede il coso. E allora la Vuelta ha azzeccato il modello, cioè... Giustamente partono da un presupposto, noi magari non potremmo avere lo stesso fascio di Giro e Tour, ma la facciamo così tosta, complicata, che
diventa automaticamente spettacolare. Ma assolutamente sì, ma anche quest'anno il Tour de France è stato molto più avvolgente, perché è stato, non ha fatto le classiche corse noiose che stai 3 ore a vedere i campi di grano, fare 300 km per una volatina, che poi gli ultimi chilometri. È stato molto bello anche il Tour de France quest'anno, cosa che io non ho mai seguito come quest'anno. È ovvio, chi è che non piace la salita? Io penso che tutti gli appassionati, quando c'è una tappa di salita, si mettono davanti alla televisione. Se uno non deve fare niente, si vede pure la tappa di pianura, però io non mi sono mai messo davanti a vedere, sì, vedevamo il Cipolla quando arrivava, il classico treno e via dicendo, però sì, gli ultimi 5 chilometri come sempre diventa noioso, perché si sa come va a finire, anche se quest'anno al Tour de France cioè, sono state tante sorprese, che sono arrivate parecchie fughe. La cosa a me è piaciuta, perché dopo tanti sacrifici che riescono a chiudere le fughe, fa piacere per i ragazzi secondari, non solo i soliti big che vengono, aspettano la volata, arrivano là, la classica matematica, che arrivano gli ultimi 2 chilometri, li riprendono l'ultimo chilometro e poi pane pane, vino vino. Antonio, te lo aspettavi Fabio Aru così costante da un anno? Sai, di solito c'è un atleta che fa un grande risultato un anno, poi magari la stagione successiva fa fatica a ripetersi, e invece questo ragazzo, al di là di tutto, sta davvero ad un'età molto giovane, convincendo anche quest'anno. Sì, Fabio sta maturando anno per anno e sta dimostrando davvero il suo valore. Cioè, già l'anno scorso al Giro ho ottenuto ottimi risultati vincendo, se non sbaglio, la cronoscalata, non ricordo precisamente dove era l'arrivo, però vincendo anche quell'altra tappa, e già lì ha dimostrato di essere un grande campione. Quest'anno anche al Giro, dopo le varie sfortune, si è rifatto nell'ultima settimana, sì. E anche lì ha dimostrato di valere molto. E adesso la Vuelta sta dimostrando davvero quello che è, sta dimostrando la sua maturazione acquisita in questi ultimi 2 anni. Ecco, queste sono immagini, Luciano, che giustamente dalla regia, che già ringrazio, Maurizio da qui e anche Silvia Gentile alle camere, perché queste sono probabilmente uno dei giorni più difficili al Giro d'Italia di Fabio Aru. E tu, ricordo nitidamente, che dicesti: Fabio Aru mi è piaciuto più quest'anno, anche prima delle 2 vittorie nel finale, più quest'anno che l'anno scorso, perché ha imparato a soffrire, ha imparato a rialzarsi dopo aver sofferto, mentre l'anno scorso andava tutto bene. Sì, anche perché quest'anno Aru era partito con dei propositi diversi dalla stagione precedente al Giro d'Italia, quindi lo aspettavamo un po' tutti. E poi ci sono state giornate difficili per questo atleta, che però veramente mi ha impressionato. Poi negli ultimi giorni si è ripreso, ha saputo soffrire, ha saputo difendersi al momento giusto e poi è riuscito a vincere quelle 2 bellissime tappe. E su questo ragazzo voglio spendere, forse già l'avevo detto in passato, secondo me Aru è molto più forte di Nibali, perlomeno all'età di Aru Nibali aveva dato dei segnali, ma non così importanti come Fabio Aru, quindi lui sta dimostrando veramente di essere un corridore portato, solo portato nei grandi giri. Non penso che possa essere un corridore da classica. Invece Nibali in questi anni di carriera ci ha fatto vedere che magari poteva anche puntare a una Liegi, a un Lombardia, quindi è un corridore leggermente più completo. Aru invece è più tecnico, è più corridore da grande giro. In effetti durante la stagione nelle corse di un giorno lo vediamo pochissimo, perché la squadra lo concentra molto per i grandi giri, lo preparano benissimo. In effetti si presenta alla partenza dei grandi giri correndo pochissimo e poi riesce lo stesso ad essere così brillante. Lo è brillante perché è giovane, quindi possono in questi anni ancora farlo lavorare in questa maniera. Poi con l'età secondo me deve correre molto di più, però avrà il tempo di poterlo fare. Però, come ripeto, mi sembra un ragazzo molto più forte di Nibali, quindi aspetteremo i prossimi anni che tipo di risposta questo atleta ci potrà dare. Dimitri, secondo te dove sono i margini di miglioramento? Perché adesso tu vedi con l'occhio del tecnico, non più solo del ciclista, con l'occhio del tecnico, dove ancora può migliorare un atleta del genere? Beh, adesso devi migliorare a cronometro per essere in più competitivo, già difendersi di più a cronometro, allora sarà da grandi giri al 100%, manca qualcosa, però anche quest'anno già è andato abbastanza forte a cronometro, non prendeva gli stacchi
tanti, perciò secondo me già sulla strada giusta, penso che ci manca poco per essere proprio al livello di big e tutto il mondiale. Perché bisogna insomma trovare una specie di equilibrio, perché poi chi è tagliato per la cronometro non va bene in salita, chi va bene in salita magari non va tanto bene per la cronometro, ci vuole... Sì, però ovviamente anche vediamo Dumoulin, che era fino a ieri era un cronoman, sta difendendo in salita alla grande, perché già la forza ce l'ha, riesce a trasformare magari in salita, può perdere qualcosa a cronometro, però rimanendo un buon cronoman in salita, migliorando ci fai classifica anche alle grandi giri. Assolutamente. E Antonio Di Sante dove può migliorare? Intanto cominciamo ad aprire il discorso GM. Antonio può migliorare ancora da tutte le parti. Cioè da tutte le parti? Sì, ancora crescere, sì. Già è migliorato parecchio quest'anno, dall'anno scorso. Già possiamo fare affidamenti, cioè le gare qui in Italia. A livello 1.2 si riesce a piazzare davanti in prima posizione, perciò già siamo soddisfatti. Senti Antonio, tu questo anno con la GM come l'hai vissuto? Prima cosa l'ho preso come un anno di esperienza, perché è il primo anno tra i professionisti, possiamo dire. Soprattutto l'ho preso, come già detto, come un anno di esperienza. Dopo non mi sono posto degli obiettivi, cioè perché, come ti posso dire, mondo nuovo, sì. Scoprire... Bisogna scoprire prima cosa come vanno gestite le corse, perché è totalmente diverso. Cioè dal correre dilettanti, che le corse erano una corsa veniva svolta in maniera molto più nervosa. Invece qui va via la fuga, poi ci si organizza per andarla a prendere e nel finale chi deve fare la corsa fa la corsa. Soprattutto capire il meccanismo. E che voto daresti a questo tuo primo anno? Bah, diciamo, a me mi darei una sufficienza buona. Sufficienza. E al direttore sportivo? Non mi dire 8, 10. No, no, dai, diamo un 7-8, dai. Un 7-8. Senti, a Carnago, tu non c'eri a Carnago, Dimitri. Sì, sono stato in Slovenia, sì. Sei stato in Slovenia, però insomma c'è stato c'è Antonio, c'è Cacciotti, insomma questi ragazzi italiani fanno parte della vostra squadra che crescono su. Molto sì, bene, sì, diciamo direi. Cacciotti, Rotondi di primo anno tra dilettante subito hanno fatto professionisti. Io già li vedo che sono ambientati, cioè già magari i primi corsi li vedevo un po' nervosi, un po' insicuri se stessi, diciamo, ora sono già sicuri di sé, vanno all'attacco, arrivano davanti, riescono a dare di sé del meglio, penso l'anno prossimo fanno un salto ancora di più, anche Antonio adesso le gare professionisti come uomo di squadra deve aiutare magari la stessa Fortina, qualche altro capitano per vincere la corsa, però piano piano cresce anche lui fisicamente, perché altre distanze, sempre gare da 200 km, certo. Cioè dopo dilettanti fai altri 50-60 km in più e non è facile abituarsi. Senti, dopo il primo anno tu l'anno prossimo ti aspetti che questi ragazzi che cosa abbiano in più, proprio con un anno di esperienza? Con un anno di esperienza loro penso anche... come allenamenti di se stessi, hanno imparato già, cambiato il modo di allenarsi anche durante la settimana, perché quando fai le gare professionisti e fai quelli due che facevano anche junior, cioè hanno saltato categoria, cioè in fretta devono imparare tutto come funziona il mondo professionistico, cioè alla fine esperienza personale, poi le gare, conoscono già il percorso, conoscono tra virgolette anche gli avversari, cioè riesci a migliorare subito in fretta. Sì, senti, stiamo per andare a vedere le immagini proprio del Croazia e Slovenia. Io l'avevo detto un po' come battuta qualche tempo fa, ma voi un'arma da fuoco per abbattere Kub non l'avete comprata ancora, non ci avete pensato. Cioè vi batte sempre. Kub, ora come ora, penso il miglior, cioè più punti di classifica UCI a livello continente, le pro continente. Cioè uno che dopo Christoph, secondo più vincente nel mondo, ci cioè ha vinto, non so, 19-18 corse, diciamo. Vince tutti, arrivi in pianura e vince lui. Poi c'è la squadra attrezzata come l'Adria, gente grande, hanno meno di 30 anni, cioè già sanno come tanti hanno corso con le grandi squadre, come Kump, ha fatto 3 anni con Saxo, ha fatto il Giro d'Italia, c'era altre esperienze, c'è la squadra tutta per lui. Per il momento abbiamo provato in un po' di modi anticiparlo, stare a rota, ancora non riusciamo a infilare una vittoria. Speriamo che i prossimi corsi riusciamo, Pippo riesce a fare... battere sto Kump, per il momento è imbattibile, no? Esatto, perché l'ha vinto Kump, secondo è arrivato proprio Filippo Fortin e terzo Gavazzi. Questo secondo posto di Fortin, senti, innanzitutto non ti chiedo
qual è stato l'impatto di Fortini, perché mi sembra anche dai risultati è stato oltre le aspettative. Sì, sì, Filippo, diciamo, dopo 3 anni è stato un po' in stand-by, che è fatto passato da Bardiani un anno, una squadra americana, sta ritrovando se stesso, adesso ogni arrivo in pianura, peggior piazzamento fa quinto, cioè quando sta male fa quinto. L'ha ritrovato se stesso. Si è ritrovato se stesso, adesso pur la squadra, quando andiamo a correre, abbiamo sicuro che se Pippo arrivi là, quasi non ti sbaglia mai, cioè questo secondo posto possiamo prendere anche come la vittoria, perché il Kump sulla carta già imbattibile. Abbiamo provato a anticiparlo anche questa volta, invece non è superato, diciamo, ha vinto un po' con una bicicletta, però il Pippo è stato bravo. Poi adesso ultimamente tiene bene anche in salita, cioè mi è durato parecchio, cioè è riuscito a tenere questo spunto veloce che aveva prima, cioè siamo abbastanza competitivi anche sul percorso di Valonati. Te lo aspettavi che quest'anno vi avrebbe portato questi risultati, nel senso che sai, si parte un po' come... comunque come di consueto quando si è nuovi senza aver nulla da perdere, e adesso cominciate, quando andate a fare le corse, ad avere qualcosa da perdere. Sì, siamo partiti diciamo da zero, abbiamo cominciato da professionisti, da Continental, cioè normale, ci aspettavamo tutto tranne che tutti i piazzamenti, 2 vittorie nei primi 10 siamo sempre, poi ogni gara che facciamo ultimamente siamo sempre protagonisti, facciamo qualcosa, facciamo sentire Gem che siamo presenti, perciò non facciamo neanche una corsa che non siamo presenti in corsa. O fa risultato, oppure si fa qualcuno all'attacco, perciò ci siamo ogni gara, pure i ragazzi, penso che ormai sanno il suo valore, sanno che se andiamo a correre dobbiamo farci dare tutto, certo. E riescono a fare. Domenico, io vedo sulle vostre maglie anche la GM Second Team, cioè ogni loro vittoria per voi, a voi sì, un sorriso, lo strappo. Per vincere sempre devono aspettare che arrivino i miei, se no non vincono. Tu dici, adesso fanno secondi perché corrono, sì, quando arrivano. I tuoi, giustamente. Quando arriveranno anagraficamente. Un saluto a Marchesani e a tutti quelli coloro, Marchesani crede nel settore giovanile, io sono contento che creda come lui, come tanti altri nel settore giovanile. No, loro, come diceva lui, sono partiti con poco, è un in bocca al lupo, sono sicuro che faranno bene. L'importante è crescere gradino per gradino, perché quando si fa l'esploit dopo si finisce presto, si parte forte ma dopo ne si sono parte. Sì, abbiamo, come ci vedi bene però, mi fa piacere, sono contento. Ho tanti altri difetti, ma almeno la vista... Ma è giusto che una squadra professionistica investa nei giovanissimi, no? Come, certo, fa il pallone investe nei giovanili. Anche se là è un po' diversa la cosa, però grazie a Dio, ringraziamo sia lui che tutti quelli che credono in noi. Però per i ragazzi sapere di avere probabilmente un panorama più ampio che quello professionistico è comunque uno stimolo. Ci mancherebbe, infatti prossimamente stiamo organizzando una giornata come Rientrano in Zona con i nostri ragazzi, perché la stagione è quasi terminata, quella su strada, e che vogliono stare una giornata insieme a questi campioncini, però... Da parte loro penso che sia pure una soddisfazione, che tanti vengono magari al settore giovanile e loro li stravedono per questi ragazzi. Certo. È bello. Assolutamente. Ci dobbiamo fermare, sono le 21.35, non cambiate canale, torniamo tra pochissimo. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade
portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Buonasera, eccoci di nuovo, ben ritrovati. Seconda parte di Velo. Diamo il benvenuto nei nostri studi, è arrivato durante la pubblicità, lo ringraziamo. Antonio Iacovozzi, buonasera, grazie, benvenuto. Grazie a tutti, buonasera agli ospiti, buonasera agli spettatori. Siamo rientrati, ci siamo ricomposti, una di queste sere dobbiamo farlo, lo dico ai tecnici e anche alla regia, perché far vedere come si svuota lo studio durante la pubblicità, non c'è nessuno, proprio rimane completamente vuoto, poi per ricomporsi è una impresa. Dimitri, stiamo parlando, allora, prossimi obiettivi, è chiaro che si va verso il finale della stagione, ti vedo anche dalla faccia che non, sei un po' stanco, hai voglia di ferie. Qui in ferie penso non arrivano mai. Ah, non arrivano mai? Chiamiamo Gabriele? No, beh, questo, finiamo stagione, dobbiamo preparare l'altra, c'è cioè sempre un lavoro continuo. Ah, continuo. Sì. Però adesso dove vi ritroviamo? Mo ritroviamo a settembre, che è molto importante, che tutte le gare in Italia, Agostoni, Bernocchi, Trevalli, Giro di Emilia, Bighelli, c'è tanti Pantani, c'è stato un mese e mezzo intenso dove penso i ragazzi hanno preparato bene, vogliono fare bella figura in Italia. Siamo pronti per questi ultimi mesi e mezzo. Certo. Ti faccio una domanda con una preghiera. Non mi rispondere come i direttori sportivi del calcio. Mercato. Mercato, ci sta novità. Non posso ancora dire, fra qualche settimana penso anche il presidente venga a annunciare un po' di novità sul mercato. Novità di corridore anche a livello di dirigenza, arriva qualcuno. Quindi c'è anche qualche innesto all'interno della società? Sì, c'è qualche novità importante, bella per la nostra squadra, cioè stiamo lavorando da tutte le parti, che corridori, che dirigenza, anche gli sponsor che arrivano, sponsor nuovi, le conferme. Ma Di Sante è confermato? Di Sante è il primo che è confermato. Ah, tu, il primo che confermava, non perché è qua, No, no, lui è confermato a prescindere. Sì, sì. Confermato, Antonio? Sì, confermato. Sei contento? Sì, certo. Questo rapporto che il presidente per la fiducia che mi ha dato, sia per quest'anno sia per l'anno prossimo. E tu pensi che sono le 21:41 e non ho detto niente sui tuoi capelli? Non ho fatto una battuta sulla tua capigliatura. Comunque, in bocca al lupo sia Dimitri che Antonio. Un applauso, perché insomma questa squadra sta regalando davvero tantissime soddisfazioni, vero Giano? Te l'aspettavi? Squadra giovane, squadra le loro prime esperienze sia a livello dirigenziale che soprattutto per quanto riguarda il parco atleti.
Una squadra che dovremo seguire anche da qui al prossimo futuro. In effetti, come diceva Dimitri, hanno un mese molto interessante in Italia con delle grandi classiche dove appunto i propri atleti possono misurarsi col grande ciclismo, quindi spero che possano regalarci anche qualche bel risultato. Assolutamente. Ci spostiamo adesso in Val Vibrata, Civitella del Tronto, con Marino Marcozzi e con Vincenzo Rasicci per parlare di questa, di questo trofeo di mountain bike, le Quattro Rocche, vero Marino? L'hai presentato settimana scorsa, tra un po' partiranno le immagini, intanto le intravediamo, così vediamo che giornata è stata. Tu magari raccontacele poi anche grazie al professor Rasicci e ci, anche lui ci deluciderà. È stata una bella corsa di mountain bike, è la prima edizione, come tutte le prime edizioni ci sono tante cose da correggere, da sviluppare per farla diventare un po' più importante. C'è la sensazione, chiedo a Vincenzo Rasicci, che la mountain bike oggi sia una cosa che richiama l'attenzione del grande pubblico, anche di chi magari la bicicletta lo utilizza poco o nulla, però il mountain bike magari ci va più volentieri che con la bici da strada. Caro direttore, le dirò sinceramente. Direttore, magari, io la ringrazio. Vuole fare una statua, già solo per questo, ma direttore. Siamo sulla giusta strada. Ah, grazie. Complimenti. Grazie. Le dico sinceramente che io sono rimasto veramente felicemente scioccato del successo, della partecipazione del pubblico, dell'entusiasmo dei corridori, di come è stata organizzata, e permettetemi di fare un plauso a quell'Italo Leli che è un terremoto. Facciamogli pure un applauso. Un grande applauso a Italo, che si scusa questa sera non poter essere qui per motivi di forza maggiore, però lui ha avuto la brillante idea. Voi lo conoscete, è un ciclista di pura razza, e ad avere l'idea di questa gara di mountain bike e poi a scegliere quella stupenda, meravigliosa località, un borgo che è Rocche di Civitella. Rocche di Civitella, ecco perché si chiama le Quattro Rocche. Le Quattro Rocche perché è stata creata un'associazione lì di quattro borghi vicini che hanno creato questa associazione, le Quattro Rocche, che sono, è un'associazione culturale, sportiva, ricreativa, aperta a 360 gradi. L'idea di Italo Leli, con la collaborazione di questa associazione, con la collaborazione del comune di Civitella, della provincia di Teramo e dell'Associazione Nazionale del Ciclismo, ha portato praticamente a un successo anche promozionale, diciamo, della zona, che merita, oltre ad avere la possibilità, sia il ciclista che i familiari che quelli che sono venuti dai paesi vicini ad assistere, era un entusiasmo veramente eccezionale. C'è una voglia di mountain bike, oserei dire quasi superiore alla bicicletta da corsa normale. Poi vogliamo dire anche che la nostra regione, Rocche di Civitella, ma non solo, si presta molto all'utilizzo della mountain bike. Proprio lì dicevo che l'idea brillante di Italo Leli è aver scelto le Rocche, che poi questa gara, il primo trofeo delle Quattro Rocche di mountain bike, è una gara fatta da due gare. Una praticamente di agonistica, eccetera. L'altra invece di sportivi, gente che 30, 40, 50 persone si sono messe lì, sono partiti da, noi l'abbiamo accompagnato, diciamo, in macchina, da Rocche di Civitella fino alla piazza centrale di Civitella. Lassù siamo stati ricevuti gentilmente dall'amministrazione comunale con un magnifico rinfresco, e poi piano piano si sono scesi giù. Ma non è finita qua. Per la strada, nel borgo, si è trasformata una giornata di gioia,
oltre la bellezza dei Monti della Laga, la bellezza di quelle colline, di quella, è qualcosa che merita veramente da visitare. Però tutti i santi finiscono in gloria, è stato offerto un magnifico pranzo a tutti i corridori, a tutti gli organizzatori, nella collaborazione dell'associazione di queste quattro rocche e del ristorante Enrico che sta proprio lì. È stata veramente una festa di una grande famiglia e io penso che debba essere l'inizio, questo ha avuto successo, un successo senza nessuna diciamo nessun problema, è andato liscio anche per l'esperienza di Italo Leli e dei suoi collaboratori, di Marino e tanti altri, però le dico che è un'esperienza che va ripetuta e c'erano tanti partecipanti delle regioni vicine, oltre 100 i partecipanti, nonché da tenere presente che nelle vicine Marche c'era una corsa simile a carattere nazionale e già pubblicizzata in tempo molto anteriore a questa, quindi posso dire che più di questo non si poteva. Marino, il fatto, come diceva il professor Asicci, il fatto di diversificare, cioè una competizione agonistica e una non agonistica, è un modo anche, se vogliamo, per fare in modo che tutti si divertano e poi chi vuol correre ok, però anche chi vuole solo provare il percorso. Beh sì, è stata una bellissima esperienza perché il fatto che organizzarla in l'agonismo. Ecco, io credo che questo l'abbia solo provato il percorso. Sì, l'agonismo. A occhio! E il cicloturista già a livello di organizzazione è molto complicata. È molto complicata, perché? Perché gli agonisti fanno un percorso e i cicloturisti non devono andare a interferire sul percorso degli agonisti. Allora abbiamo dovuto fare due percorsi, tracciarli, segnalarli. Ma tracciare un percorso per la mountain bike, Marino, è più complicato o è complicatissimo perché, come ho detto prima, essendo la prima edizione, c'erano posti ancora non come si può dire, non battuti con le ruspe, con dei volontari, come diceva il professore di questa associazione Quattro Rocche, che sono stati formidabili. C'è stato un lavoro dietro molto intenso e, come ho detto prima, rifacendola, qualche errore si fa sempre sulla prima edizione, si può correggere, si può sempre migliorarla e portarla ad altri. Che cosa correggeresti tu, Marino? Beh, io ci inserirei una discesa un po' tecnica, un po' single track per la mountain bike, qualcosa un po' di bello. È probabilmente un percorso anche meno duro, perché ho visto anche persone che salivano a piedi e giustamente i semiprofessionisti sono abituati a fare salite tecniche come questo percorso. Ma c'è stata siccome la mountain bike è un'attività sportiva più ricreativa di quella da strada, facendo un percorso meno duro nel tratto in salita si riesce a raccogliere più pubblico. Anche il meno allenato viene volentieri a divertirsi una giornata così. Il mountain bike è bello, in effetti, questo la differenza tecnica tra il mountain bike e la gara su strada. Si preferisce a volte il mountain bike perché l'ambiente, la filosofia di chi partecipa è veramente più ricreativa che la manifestazione su strada, perché su strada trovi sempre quello che è molto agguerrito, che fa attività in modo quasi semiprofessionistico. Invece qui trovi veramente gente che ha voglia di divertirsi, di fare una giornata magari anche con le famiglie, con gli amici. Quindi il mountain bike è cresciuto molto anche perché la filosofia di questo mondo è molto più ricreativa e ci si diverte molto di più. Contatto con la natura soprattutto. Beh sì, è vero, guarda, è stato proprio
è come una festa, ecco, c'erano quei pochi semiprofessionisti che hanno fatto vabbè, la differenza, però c'è stato uno scontro di altri corridori che proprio, come abbiamo visto, sì, anche scendendo a piedi, però si sono divertiti e è stata una risposta buona. L'ha vinta la gara Osvaldo Pompa, che è di Sant'Egidio della Vibrata, quindi insomma sì, ha vinto praticamente in casa, su Luca Re e Luca Alfano. Io direi, proprio per rientrando dalle immagini, di andare a sentire prima i primi tre classificati e poi andare a sentire tutte le interviste. Prima i primi tre. Giusto il tempo di tirare il fiato per sentire le dichiarazioni a caldo del vincitore Osvaldo Pompa, in forza alla squadra, alle forze sportive di Nereto. Una gara davvero impegnativa che però ti ha visto in testa sin dalle prime battute. Sì, molto impegnativa, addirittura credevo negli ultimi giri non poterla farla più perché vedevo il secondo che si stava avvicinando. Complimenti a chi ha fatto il percorso, Nazareno e Idolo, che ha organizzato tutto questa gara molto bella, temperatura per fortuna calda, ma il percorso era bello coperto e è da rifare. I tratti di sterrato sono stati quelli che hanno messo davvero a dura prova tutti i componenti della squadra degli agonisti. Sì, io veramente quest'anno poca mountain bike e tanta bici da corsa per problemi di schiena, però non credevo di avere questa prestazione, comunque è andato bene. Grazie. Ringraziamenti finali? La mia famiglia, soprattutto i miei figli, Giulia, Lorenzo, mia moglie Silvia e tutti quelli che mi conoscono, i miei familiari, grazie. Grazie. Il vincitore lo ha ammesso, sentiva il fiato sul collo soprattutto nell'ultimo giro? Sì, nell'ultimo giro sono andato molto in progressione perché sono partito abbastanza piano sapendo che le salite erano molto impegnative, spezzavano proprio le gambe, quindi l'ultimo giro sono andato veramente forte e sono arrivato a una cinquantina di metri sotto l'ultima salita, ma ce n'aveva più di me e non sono riuscito comunque a rientrare. Magari se questa azione di recupero fosse stata avviata un po' prima, le cose potevano cambiare? Difficile dirlo, ma forse provandoci un giro prima ci si poteva forse riuscire, ma comunque ero già a corto di fiato anche il terzo giro. Sul podio si piazza anche Luca Alfano, una terza prestazione più che meritata. Abbiamo avuto la conferma da tutti coloro che abbiamo interpellato che questa era una gara non semplice da affrontare. Sì, un percorso durissimo, non c'avevi possibilità di riposarti nemmeno sui tratti veloci in discesa, quindi stavi sempre su di giri e sempre a tutta, diciamo. Il caldo ha condizionato in parte le prestazioni degli atleti, ma soprattutto sono i dislivelli quelli che hanno fatto la differenza. Sì, il caldo oggi si è fatto sentire, poi ci mettiamo anche il dislivello, quindi tutto messo insieme è una bella fatica. Ti soddisfa il terzo posto? Sì, più che soddisfatto, quest'anno è il primo podio assoluto, diciamo, quindi molto contento della prestazione. Questi erano i primi tre, complimenti a Pompa, Re e Alfano, che insomma sono stati quelli che sono saliti sul podio di questo primo trofeo 4 Rocche di Civitella. Prima di andare a sentire altre voci, leggiamo qualche messaggio, grazie alla regia, grazie a Maurizio Daguì. Amici della bici, squadra fantastica, ragazzi, siete stupendi. Facciamo un applauso a questo messaggio. Eccoli qua. Abbiamo proprio la curva, anche qualche scalmanato, vero? Sì. Ok, ancora. Grande Cerasi, fai tanto per l'attività giovanile abruzzese, anche se le nostre strade si sono divise, ti faccio un grosso in bocca al lupo, scrive Fabiano. E credo di aver capito chi è Fabiano. Fabiano Roganti? Se vuoi dire qualcosa? Io? Allora, riguardo a Fabiano, non in bocca al lupo, non è che sono diviso, non si è diviso niente. Lui ha deciso, come ha fatto la Trovellesi, di farsi una squadra da solo e gli faccio in bocca al lupo. Però io vorrei qualcuno, che questi ne sono 8, ma ne ho 70 e arrivi la sera e sei distrutto. Se trovo qualcuno che li vuole tutti e 70, a me mi fanno un favore che già faccio più. Non voglio arrivare a 70 anni come San Danicone che sta ancora là. Sono proprio cotto, non è facile. Hai ancora tanti chilometri da fare, che sei già in partenza. Amici a bici sfornano tante squadre, tanti team, ormai siamo diventati una fonte di giovani, settore giovanile, sforniamo sì, esordienti, allievi, juniores, tutto è bello. Crescono tanti team e sono contento perché l'Abruzzo ha bisogno di movimento, soprattutto giovanile. Perfettamente d'accordo. Altri messaggi?
Eugenio, Stefano, Gianluca, Rocco, Mario e tutti gli altri papà, grandissimi collaboratori. Andiamo avanti grazie a loro. Sì, tu l'hai sempre detto, se non ci fossero le famiglie. Ma come fai? Non è che abbiamo una struttura chiusa, ci vuole gente, perché non è solo il pallone che stanno in campo, c'è la bicicletta, c'è il mezzo meccanico, che è un casino sui bambini. I primi sponsor dello sport sono i genitori. Sì, per forza, questo è ovvio, anche se grazie a Dio abbiamo parecchia gente, come c'è Marchesani, Alessandro con Kiklos, Danilo Di Luca e tanti altri che ci circondiamo, veramente ci danno la forza per andare avanti, oltre poi l'aiuto che diamo noi ai genitori. Pensate che noi riusciamo come squadra abruzzese a vincere due manifestazioni contemporaneamente, perché ne abbiamo 60 di ragazzi, vinciamo in Abruzzo e vinciamo a Imola contemporaneamente, in Emilia, vinciamo in Abruzzo, vinciamo nelle Marche, sempre. Diverse specialità, vinciamo su strada lo stesso giorno e vinciamo in mountain bike a Morrovalle, cioè abbiamo un team veramente, ne sono tanti, è un gruppo giovane che realmente è in crescita e tanti bei bambini veramente. Adesso ultimamente ci stiamo andando a Montesilvano, che il comune di Montesilvano ci ha dato la possibilità, ci ha chiuso un pezzo di strada, è una cosa storica, non è mai successo, ma andiamo avanti. Andiamo avanti, vabbè, tanto poi affronteremo il discorso con te e con i ragazzi, altri messaggi fino alla fine. Buonasera, grandissimo Aru, la Vuelta e il suo successo lo deve anche perché nel finale di stagione vanno tutti quei corridori che vogliono vincere qualcosa. Marco da Teramo, io volevo un parere, visto che è arrivato e Antonio Jacopozzi non ha potuto parlare della Vuelta perché avevamo già terminato il discorso, su questo messaggio, ma come diceva il nostro telespettatore, ancora di più probabilmente vale perché nella Vuelta qualcuno che è rimasto scottato e deluso da qualche manifestazione precedente si vuole rifare... E Aro invece evidentemente si rimette dietro. No, va bene, che Aro sia un fenomeno, un ragazzo di grande talento, non lo scopriamo oggi e neanche ieri. Il discorso della Vuelta è il discorso di tutte le grandi corse a tappe. Chi partecipa a una grande corsa a tappe partecipa per fare grossi risultati, non per essere un comprimario. È chiaro che poi strada facendo c'è chi ha la sorte contro, chi ha problemi fisici. È chiaro che chi in quel momento ha lo stato di forma migliore, ha preparato meglio la competizione, è quello che dà risultati migliori, ma come è successo al Giro d'Italia, come è successo al Tour de France, come sta succedendo alla Vuelta, purtroppo ci sono anche fatti esterni alla corsa in sé che poi condizionano anche tanti risultati. È un momento molto positivo per questo ragazzo, lo sta sfruttando al massimo, al meglio delle sue possibilità, quindi spero che sono convinto che chi vorrà vincere la Vuelta dovrà fare una grossa fatica e dovrà fare i conti con Fabio, questo è il momento. Adesso mancano 9 tappe, poi come ripeto ci sono anche fatti tipo le moto che possono investire, che è un problema che sta investendo il ciclismo in questo momento dal Giro d'Italia, ci sono personaggi messi in gara che forse non hanno titolo e combinano casini. Io spero che continui ad avere la stessa fortuna e la stessa condizione fino alla fine. Ma questi incidenti, queste piccole cose, cioè oggi, per il fatto che siamo nell'epoca dei social network e quindi l'informazione rimbalza più velocemente, si sanno di più oppure ci sono sempre stati? No, secondo me è un fatto che sta succedendo perché tutti vogliono la massima comunicazione. Tutti vogliono essere presenti su tutte le testate, su tutte le televisioni e arrivano chiaramente un numero superiore a quanti potrebbero seguire la corsa, poi autorità e chi ne ha più ne metta. È chiaro che poi alla fine c'è sempre quello che pensa che sta guidando in una corsa di moto e non una corsa di biciclette, quindi bisogna fare i conti anche con la testa di chi è sulla moto e sulla macchina o sui mezzi che seguono i corridori, che sono importantissimi, ma che purtroppo poi possono essere anche causa di problemi e di inconvenienti non previsti, che condizionano comunque poi, cioè non essendo parte della corsa se non come servizi, poi condizionano il risultato della corsa. Questo è anche un problema da vedere a fondo. Infatti proprio per questo c'è stata anche la lettera della Saxo Tinkoff proprio in relazione all'incidente occorso a Peter Sagan. Altri messaggi? Lisa, con quel ciuffo le donne verranno tutte da te. E la firma non l'ho capita, se tu la capisci... Amedeo di Luigi Moreno Mucianese. Ah, ok, quindi praticamente... Ah, ok, Amedeo di Luigi Moreno Mucianese. Con quella... Hai compagni di merenda. Ma è vera questa cosa che hanno scritto?
Non lo so, chiediamolo a loro se è vero. È vero, dimmi di conferma. Cioè, sì, è vero. Antonio è molto richiesto, sì, sì. Molto richiesto. In Abruzzo anche fuori, sì, sì, questo ragazzo. Ma per la capigliatura oppure in generale? Ma in generale. Ah, in generale. È un bravo ragazzo, cioè, non riesci a dire di no. Va bene. Ancora. Forza ragazzi, amici della bici, grandissimi senior ovviamente tra virgolette, Scurti, Giangrande, Gianandrea, La Cioppa, Piscicelli, Olivieri, Di Rocco, Faccia, Cerasi e tutti gli altri che ogni giorno si adoperano per permettere ai nostri ragazzi di praticare questo sport in tutta sicurezza, con grande passione, in un contesto allegro e familiare. Scusate se stasera sono andato via prima, vi farò perdonare. Chi è? Lasciamo perdere, segnato, sta scritto. Ah ok, adesso allora ce la spieghi. Cena pagata. Chi abbandona, chi non viene a correre la domenica successiva è penalizzato. No, è penalizzato. Deve venire col dolce, ultimamente le angurie, quello durante l'allenamento, e pure i genitori, la stessa cosa. Ma quindi cosa. Tu dici che ha mandato un SMS per farsi perdonare, sperando che la sanzione non venisse combinata, irrogata. No, la sanzione, fra poco ci vediamo, non ti preoccupare. Ah, tra poco ci vedete, ok. Quindi magari lo direi di persona, se non ci sta seguendo, speriamo di sì. Sono finiti? No, c'è un altro. Domenico, grazie per tutto quello che fai per i nostri figli. Io penso che questo ti potresti quasi fare un selfie con questo, con questo messaggio. Forse sarà la moglie di... Penso proprio. Ah, tu dici la moglie di Domenico e dici per i nostri figli. Ah, ok. Ovviamente si scherza. No, però questo te potresti fare una foto e te lo potresti appendere, perché più o meno riassume lo spirito. No, è impegnativo, io mi emoziono sempre, più vado avanti più emoziono, perché realmente sono tanti, i bambini sono tanti, seguirli non è facile. Il ciclismo, come ripeto, c'è il mezzo meccanico, io non riesco a pedalare perché i problemi che hanno con le biciclettine, mo cascano, mo non funziona una cosa, mo hanno forato, non riesco, sempre bisogno di una persona a terra, mo per fortuna ho smarrito la cassetta degli attrezzi, l'ho lasciata appoggiata da una parte e poi non ce l'ho ritrovata, e allora sono fortunato perché non posso più aggiustare niente, capito? Chiuso. Ah, perfetto, fermo. Quindi se si rompe una cosa rimane rotta. Niente. Sono finiti? No, non sono finiti, ce ne sono altri. Io stasera sto combattendo con il colletto della camicia, ma non è colpa mia, è la camicia. Non è... Se ne assume la camicia tutte le responsabilità. Sono le 22.03, caro Luciano, e sono un pochettino più ricco, poi ti spiego perché. Buonasera, conosco Luciano Rabottini da qualche mese e mi hanno regalato una mountain bike in alluminio da 29. Praticando un po' questa disciplina me ne sto innamorando. A 35 anni si può partecipare a qualche manifestazione, e come fare? Grazie. A 35 anni... Certo che quanti ne vuoi? Si può tranquillamente partecipare a delle manifestazioni, basta avere una bella visita medica, una prova da sforzo, e poi andare a partecipare è facilissimo, basta informarsi domenica per domenica, ci sono manifestazioni. L'importante è partecipare con quello spirito non agonistico ma molto ricreativo. La mountain bike è un ambiente veramente che mi piace molto, perché la socializzazione in questo ambiente è fatto di persone con un ceto culturale anche diverso dal ciclismo su strada. Quindi ti consiglio di andare a provare e vedrai che ti divertirai tantissimo. Oh, poi assolutamente, poi noi nel finale di ogni puntata diamo gli appuntamenti, quindi anche nelle manifestazioni che presenteremo anche stasera diremo come fare per partecipare, dove andare, come iscriversi. Va bene, sono finiti? Adesso, no, ancora. DS Gianandrea, dove sei? Ecco, vedi, ci siamo. Ah, siamo, ah, eccolo chi era. Piano piano escono fuori. Ah, e allora secondo me qualcuno dallo studio che ti ha sentito e l'ha mandato, e così si è scoperto. Va bene. Siamo arrivati? Ancora? Gianluca, sei il nostro garzone con camicia. Aia. Chi è? Là, è là. Ah, eccolo qua, Gianluca. Eccolo qua, con la camicia bianca. Va bene, va bene. Allora, ci andiamo ancora, amici della bici, orgoglio abruzzese, grazie Domenico per quello che fai per i nostri figli, ok? Dobbiamo... ok, perfetto, sono finiti, adesso dobbiamo tornare alla gara di Civitella, di Rock e di Civitella, per andare a sentire l'assessore regionale, che è un praticamente figlio della Val Vibrata, di Nopepe, Italo Leli, che prima abbiamo ringraziato, che non è qui questa sera, che comunque salutiamo, che però è l'anima di questa manifestazione, è anche il primo della categoria esordienti della manifestazione, Simone D'Alessandro. Le tre interviste.
Presenza autorevole, ma di certo non casuale, quella dell'assessore regionale Dino Pepe, che è venuto ad incontrare tanti amici, tanti appassionati di ciclismo. Ma io voglio ringraziare l'associazione Quattro Rocche, in particolar modo Italo Leli di Nereto, che è l'anima di questa manifestazione che si sta sviluppando qui a Rocche di Civitella. Oltre 120 iscritti a questa prima edizione di corsa di mountain bike presso i nostri territori. Siamo a Civitella, uno dei territori migliori e più suggestivi d'Abruzzo. Noi dobbiamo riscoprire i territori, la nostra natura, i nostri percorsi e soprattutto le nostre frazioni. Complimenti di nuovo a Rocche di Civitella e a tutti gli organizzatori di questa magnifica manifestazione. Un percorso dislocato tra alcuni tratti pianeggianti ed asfaltati, altri invece di sterrato, dove i partecipanti potevano ammirare anche le coltivazioni. Assolutamente sì, dobbiamo riscoprire questi percorsi. Noi come Regione Abruzzo, in particolar modo attraverso i fondi del piano di sviluppo rurale, abbiamo dato una serie di opportunità economiche ai comuni per riscoprire sentieri del gusto, sentieri agricoli del passato che ci possono ricondurre alle tradizioni ma anche al vissuto dei nostri padri e dei nostri nonni. Le congratulazioni sono tutte per Italo Leli e il suo gruppo, prima edizione, gran successo, da ripetere. Sicuramente, e come dice lei, la prima edizione, e sono arrivati in tanti, per noi è motivo di grande soddisfazione, tanto lavoro. Io gli altri anni ho organizzato corse su strada, la prima volta che faccio la mountain bike, e devo dire che c'è tanto tanto lavoro, però tanta soddisfazione, perché da questi ragazzi ho visto tanto tanto entusiasmo, e quindi che dire, sono contento, è riuscita e speriamo bene. Dal punto di vista organizzativo, quali sono state le complicazioni che ha dovuto affrontare? Ma le complicazioni, sicuro, i percorsi, preparare i percorsi con i vigili, con il comune, sono stati questi i problemi più grandi. Diversamente, altre cose, è andato tutto bene. Simone D'Alessandro, team Digiotech, primo classificato per la categoria esordienti primo anno. Anzitutto, come ti sei avvicinato al mondo della mountain bike? Mi sono avvicinato grazie a papà, che ha iniziato a farmi correre in bici da strada, poi ho iniziato a fare anche mountain bike e mi è piaciuto. Quante ore dedichi alla mountain bike? Facciamo due allenamenti a settimana, abbiamo appena ripreso mountain bike perché finora abbiamo fatto solo corse su strada. Due allenamenti a settimana, ci alleniamo su un circuito pianeggiante, circa un'ora e mezza. È la tua prima vittoria questa? No, avevo future vittorie prima nella categoria giovanissimi. Perfetto, queste erano le ulteriori interviste della giornata di Rocche di Civitella. Noi siamo per andare in pubblicità, prima però fatemi salutare e ringraziare davvero Vincenzo Rasicci e Marino Marcozzi. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Grazie soprattutto per la manifestazione che ci avete presentato. Loro ci lasciano, noi no, ci fermiamo solo per un attimo. Ultimo break e poi rientriamo con l'ultima parte di Velo, tra poco. Eccoci, ultima parte di Velo per questa sera. Durante la pubblicità, caro Domenico, sai che cosa mi hanno chiesto i tuoi atleti? Ma noi quando parliamo? Ma questi iniziano, falli parlare per piacere, perché è giusto, stanno là sempre fermi e zitti, sì. Sono bambini. Adesso li facciamo parlare, iniziando da chi ha il microfono. Però vedo che ti rubano il posto. Allora, che mi rubino il posto è poco. Questi vanno a canale 5, cosa che non sei riuscito ad andare tu. Cioè, ragazzi, noi te l'auguriamo ancora, che fai in tempo, sei giovane, però questi... sei giovane, mica tanto, mica tanto. Magari avere la loro età. Allora, da chi iniziamo? Avanti. Immaginavo. Filippo, dai, cominciamo da te, perché sei stato tu a dirmi quando parliamo, vero? Adesso ci dici il riassunto della tua stagione, quello che hai vinto, quello che potevi vincere. Ti abbiamo visto plurimedagliato al meeting, sei venuto qua praticamente con una bacheca di medaglie che non finiva mai, un po' dell'anno scorso, un po' di quest'anno. Avanti, tema libero, vai.
Sono Filippo Cerasi, 8 anni, vengo da Santa Teresa. Ok, e quest'anno com'è andata? Diciamo bene. Diciamo bene, che cosa è che non ti fa dire proprio bene? Cosa avresti voluto vincere? Visto che papà poco fa mi ha detto che hai vinto anche il mountain bike. A Imola. A Imola avresti voluto vincere, invece quanto sei arrivato? Ultimo. Ultimo, beh vabbè, su quanti? Quanti eravate? Una quarantina. Una quarantina, quindi quarantesimo, va bene, va bene. E l'ho lavorato io, giro prima. Passiamo avanti. Ciao, tu ti chiami? Luca Olivieri. Luca Olivieri, ah, tu sei uno dei senatori, tra virgolette. 8 anni. Cioè, 8 anni, da dove vieni? Santa Teresa. Anche tu da Santa Teresa, quindi insomma siete vicini di casa. Eh? Con Filippo, siete vicini di casa, vi vedete? Non proprio vicini di casa, perché lui abita di fronte a Santa Teresa, di fronte alla scuola che stanno adesso ristrutturando, e io abito a Via Tagliamento. Perfetto, c'è Maurizio da qui in regia che ti ha capito benissimo perché abita da quelle parti, quindi vai tranquillo, in regia ti hanno capito perfettamente. La tua stagione com'è stata? Beh, è andata bene, poteva andare meglio, però se Filippo ti suggerisce, Filippo, non suggerire, poteva andare meglio, come poteva andare? Sì, poteva andare meglio perché ho perso alcune vittorie che potevo vincere, tipo ad Avezzano. Ad Avezzano poteva andare meglio, quanto sei arrivato? Nono. Quanto? Nono. Nono, va bene. Andiamo avanti, la prima signorina del gruppo. Ciao, sono Sara Gianandrea. Quanti anni hai, da dove 7. Vieni? E vengo da Spoltore. Vieni da? Spoltore. Ah, vieni da Spoltore. Come è andata la stagione? Bene. È andata bene. Come ti trovi con i ragazzi, con le compagne? Bene. Non gestacci. Ok, perché insomma sta parlando, come con Domenico com'è? Bene. Lui è bravo? Sì. Ok, perfetto. E per l'anno prossimo hai in mente qualche vittoria, qualche cosa? Sì. Sì. Ok, io mi dispiace, hai dovuto lottare contro i tuoi compagni di squadra per parlare, però la prossima volta ti giuro ti facciamo venire da sola, così ci fai un bel tema. Okay. Attenzione, andiamo avanti. Occhio, perché adesso tu però lo sai che cosa mi devi dire, che cosa hai detto durante la pubblicità, che cosa andavi a vedere? Allora, sono andato con un mio amico, che però l'idea è stata mia, e ho chiesto a te se potevi aprirmi la porta, perché io e Filippo volevamo vedere le gnocche. Ah, ok. Caro Domenico e caro il papà, che si chiama? Mario. Caro Mario, mi pare che siamo molto precoci da queste parti. No, ma il papà è una brava persona. Appunto, siamo molto precoci. No, ti riprendi pure il microfono? Diciamo che è l'irruenza dell'età. Vabbè, sì, facciamo certo, così, certo. Mettiamola su questo... Su questo piano. Tendiamo un velo, non dico pietoso, ma quasi. Ok, e per qua intanto passo davanti alla telecamera, tanto faccio come mi pare oramai. Poi vediamo gli appuntamenti, cara Silvia, dovevamo vederli prima, ma oramai... E allora, com'è stata la stagione? Ma non mi dici da dove vengo. Ah, è vero, da dove vieni? Allora, fa una cosa, tra un po' facciamo a cambio. Io vengo di là e tu fai le domande a me. Va bene. Da dove vieni? Quanti anni hai? Allora, io vengo dalla pancia di mia mamma. Ah, ho 9 anni. Dalla pancia di tua mamma. Ho 9 anni. Hai 9 anni? Questa stagione per me è stata molto bella. Perché mi hanno comprato la PlayStation. Ah, ecco perché. Ok, e invece il passaggio dal parrucchiere, quando ci sarà il prossimo? Mai. Io lo faccio quando mi pare, lo fa mio padre. Ah, quindi non è vero. Sì. Sì, è vero. Intanto Filippo si è trasformato in una specie di rapper, esatto. Va bene, ok.
Andiamo. Che classe fai? La terza e devo fare la quarta. Allora vorrei precisare che i miei genitori dicono che avendo preso 10, tutti 10 e 3 9, mi hanno detto che ho preso dei voti schifosi. Non è normale. Ma questo, caro Mario, io tra un po' lo faccio venire qui, lo faccio presentare. Ho il telefono azzurro tra poco. Io tra un po' lo faccio venire qua e lo faccio presentare. Va bene, complimenti, andiamo avanti, sennò sono già le 22:21. Ok, ciao, ti chiami? Davide. Allora, ciao, ti chiami? Davide Scurti. Com'è? Davide. Oh, basta, dai. Se no non capiamo, ragazzi. Davide. Davide, quanti anni hai? Da dove vieni? 9, vengo da Spoltore. Da Spoltore. Senti, com'è stata la stagione invece per te? Bella. Bella? C'è qualche cosa che magari avresti potuto fare meglio? Sì. Sei dove? Senti, al meeting ti sei divertito? Pino. Sì, mi sono divertito. Ma il tuo ciclista preferito, il tuo modello qual è? Quintana. Quintana, Nairo Quintana, insomma scalatore brevilineo. Complimenti, si vede che tu hai un carattere un po' più posato, dietro hai una curva di scalmanati, va bene. Andiamo avanti. Ciao, ti chiami? Ciao, sono Gian Andrea Luca. Quanti anni hai? Da dove vieni? Ho 11 anni, vengo da Spoltore. E da Spoltore, come ti trovi con la squadra, con i compagni? Mi trovo benissimo, i compagni sono simpatici. La stagione è andata bene, poteva andare meglio però. Senti, che cosa ti ha fatto avvicinare alla bicicletta? Il mio amico Simone Roganti, che l'anno scorso mi ha fatto fare una prova, mi è piaciuto e sono venuto. Perfetto, complimenti. Ecco un'altra signorina, ciao! Ciao, sono Giada. Ciao Giada, quanti anni hai, da dove vieni, che classe fai? Insomma, 8, devo fare la terza. E da dove vieni? Montesilvano. Da Montesilvano. Senti, come ti trovi con i compagni? Con i tuoi compagni di squadra, come bene, ti trovi? Bene. Ti diverti? Ma è divertente andare in bicicletta? Sì. Perfetto. Ti sei divertita questa stagione? Com'è andata? Bene. È andata bene. Complimenti, Giada. Bocca al lupo. Grazie. E concludiamo con? Io mi chiamo Carlo e devo fare la terza. Quanti anni hai? Da dove 8. Vieni? 8 Vengo anni. Da Pescara. Vieni da Pescara. Con chi hai fatto più amicizia di tutti? Con tutti. Con tutti. Senti, Domenico com'è? Bravo. È bravo. Anche se, insomma, vi tiene sempre in ordine, eh? Vi dice quando entrare, quando uscire, vero? Perfetto, ti sei divertito ad andare in giro per l'Italia a fare corse, cose del genere? Sì. E per te invece, modello di ciclista è? Qual è il ciclista che ti piace di più? Materia preferita? Materia preferita? Scienza e matematica. Scienza e matematica, complimenti, ti faccio i miei complimenti perché io ero scarsissimo. Pensa tu. Bravi ragazzi, un applauso, fatevi un applauso. Davvero. Siccome l'avevo dimenticato, vediamo gli appuntamenti con Velo. Scusami Maurizio, io capisco che la scaletta te l'avevo fatta, poi insomma faccio come mi pare. E canale 14 il digitale terrestre per l'Abruzzo, giovedì alle 21 in diretta, le repliche a 00:30, domani alle 17:30, la domenica alle 20:30, canale 12 del digitale terrestre, ma in Molise, su Telemolise 2, tutte le puntate sono in streaming live sul sito www.tv6.it e tutte le puntate invece file YouTube sono sul sito www.velonews.it, c'è anche la pagina Facebook. Io la settimana scorsa avevo detto chi fa il 200° mi piace vince qualcosa, però non avevo detto che cosa. Sai chi l'ha fatto il 200° mi piace? Danilo Crisante, che era ospite la settimana scorsa, è stato, gli facciamo un applauso, oltre ad aver preso un sacco di messaggi a favore è stato anche il 200° mi piace. Complimenti Danilo. Va bene, allora cominciamo a proiettarci su quello che sarà, sul ciclismo che verrà. Parto con Luciano D'Onofrio. Luciano, perché stasera ci viene a presentare non una ma due manifestazioni.
Esatto, due manifestazioni, la prima domenica 6 settembre, che è a Pianella, e abbiamo anche il campionato regionale strada AXI, e il circuito ormai classico di 12 km, e niente, questo è il Memorial Flavio Carnosa, esatto. Gara ciclistica amatoriale aperta a tutti gli enti, per esempio, prima il nostro telespettatore ci ha scritto: posso partecipare alle gare? Come faccio? Come fa? E vogliamo dire come può fare, se volesse venire. Ha risposto esattamente già Luciano, principalmente ha bisogno di un certificato medico, quindi di prova da sforzo, specialmente per le gare amatoriali. E secondo passaggio, deve scegliere una società, tesserarsi, quindi una volta tesserato, coperto da assicurazioni, poi può partecipare dove meglio crede, sia in gare da mountain bike che in gare strada. Vogliamo parlare un po' del percorso di questo Memorial? Sì, questo, ripeto, eccolo qua, intanto vediamo la locandina. Questo, domenica 6 settembre. Il percorso, come già accennavo, è di 12 km tondi, è abbastanza impegnativo, molto tecnico, ci sono alcune discese, ma un paio di salite impegnative, per cui un po' nervoso, non bisogna perdere il passo. Per quanto riguarda invece la... ripeto, ci sarà la premiazione, la consegna delle maglie di campioni regionali 2015, sì. Ci sarà ospite anche il nostro presidente regionale AXI, quindi avremo questa bella festa. Di solito, cioè come al solito, c'è il nostro Bruno Carnosa che a fine della manifestazione sforna sempre questa sua porchetta artigianale, per cui un pastaparty. E non solo, direi, non solo. Pasta party, anche un pochetta party, direi. Esatto, quindi invitiamo tutte le associazioni, in modo particolare quelle dell'AXI, per la consegna delle maglie. E invece poi giovedì, poche ore prima che noi andiamo in diretta per la puntata numero 28, esatto, ci sarà una gara notturna, anzi no, saremmo praticamente quasi contemporanei, gara notturna, cronometro individuale in due manche. Siamo, eccola qua, il Miglio sotto le stelle. Esattamente, il Miglio sotto le stelle, l'abbiamo fatta la prima edizione l'anno scorso, molto sfiziosa. Faremo una chiusura al traffico totale della prima parte del lungomare, quindi partenza dall'altezza di via Renato Paolucci. Lungomare di Pescara. Lungomare di Pescara, esattamente. Faremo tutta la curva della Madonnina per poi arrivare a Piazza Primo Maggio. L'abbiamo chiamato il Miglio sotto le stelle perché questa distanza è di circa un miglio, manca poco. Una gara fatta in due manche, miglio e mezzo miglio, e faremo poi la somma dei due tempi. Okay. Approfitto, magari qualora sia possibile da parte vostra, potremmo darvi un link e farvi in un riquadro qui del monitor, potremmo darvi le classifiche online in tempo reale. Assolutamente per cui sì, potremmo assolutamente divertirci sì. A vedere chi sta primo in classifica tra la prima e la seconda manche, fino al campione, diciamo, ecco. Scusa, quando è lunga il cronometro? 1600 metri circa. Posso partecipare anch'io allora? Puoi partecipare anche tu. Ce l'ho l'autonomia di 1,7 km. Ce l'hai l'autonomia sì, di un km? Sì. Lo sai che non sono ammesse bici da crono? Non ce l'ho, non c'è problema. Ah, non ce l'hai, quindi perfetto, perfetto. Va bene, in bocca al lupo Luciano, poi ovviamente giovedì prossimo faremo il consuntivo della gara di domenica e ovviamente parleremo anche della gara che sarà in corso di svolgimento. Invece con Antonio Jacobozzi che ci presenta una Gran Fondo che organizza. Sì, più che altro. Vediamo la locandina. Più che altro è una manifestazione legata a una attività imprenditoriale che sta una start-up che sta partendo adesso su Cepagatti, è un'azienda che ha interessi in diversi settori e si sta dedicando anche all'energia, alla produzione di energia con fonti alternative, e quindi ci saranno convegni, ci sarà un'attività di promozione di questa con la partecipazione di esperti, e si è pensati di collegarci una manifestazione ciclistica
considerato che si vuole parlare di ambiente e di energia pulita. È una gran fondo, ma secondo me è una gran fondo ridotta, sono 100 km più o meno, e sarà una gara unica, interesserà la parte interna che va da Cepagatti verso Scafa, Torre dei Passeri e ritorno, quindi passando anche per le colline di Nocciano per tornare poi a Cepagatti. Quindi seguirà, ci sarà un pastaparty, sarà più che altro una festa con gente che avrà voglia di pedalare un po' con noi, di passare una domenica alternativa prima del mondiale, visto che si farà in America. Ecco, certo. Il fuso orario, inganniamo il tempo diciamo nella giornata del 27, in modo di passare una domenica in amicizia e fare questa manifestazione. Per chi volesse iscriversi, partecipare? Ma le iscrizioni sono già aperte, quindi può fare richiesta presso l'associazione Capo Zucco oppure consultando il sito internet, che sarà pubblicato a giorni, perché è una manifestazione che è stata ideata e messa in calendario da poco. E abbiamo visto la data, il 20. Ma questo era il 27, è stato spostato. Ma il 27 settembre. Sì, 27 settembre. Va bene, va bene. Noi abbiamo quasi, direi che abbiamo quasi terminato. Giusto il tempo di vedere i prossimi appuntamenti. Eccoli qua. Io il 6 settembre, ok, perché adesso sono un po' sfallato con le date. Per il settore paralimpico, end bike a Castel di Sangro, gara nazionale end bike. Sempre il 6 settembre a Bocca di Valle, l'enduro, mai enduro, sempre il 6 settembre a Celano, Borgo Strada 14, Celano per i giovanissimi, Memorial Sandro Contestabile, e poi il terzo gran fondo MTB Parco Nazionale d'Abruzzo, gare cross country a Pescasseroli, e poi l'8 settembre ci sarà per i giovanissimi a Pescasseroli la Gincana, 8 settembre festa dell'Incoronata, e mi pare che ci siamo arrivati, cioè non dovremmo avere altro. Ah, c'è anche qualcosa in Molise, salutiamo tutti gli amici che ci seguono dal Molise. Il 6 settembre, secondo trofeo San Giorgio Martire, XCMTB Race, gare cross country a Petrella Tifernina, e per la strada allievi, 17° trofeo Torrente Tona, trofeo Avis, 7° Memorial Antonio Lalli a Bonefro. Ah, vero, mi perdonerai. C'è il ricordo, diremo, da Dario. Organizziamo il 13 di settembre la mattina alle 10. È una corsa in via Strasburgo a Montesilvano, aperta anche ai ragazzi non tesserati, bambini da 6 a 12 anni. Eccolo qua. Invitiamo tutti quanti, poi giovedì lo ricorderai, soprattutto per i ragazzi che si vogliono avvicinare a questo sport, possono venire a vedere Montesilvano. Da Giuliani, è il terzo talent Monzon Scout. Sì, al bike park di via Strasburgo del nostro amico Stefano Giuliani. Allora, è tutto per questa sera. Comincio, ragazzi, se ci state e mi promettete che lo facciamo in maniera composta, poi vi faccio venire tutti qua e salutiamo nel finale. Però prima dobbiamo salutare gli ospiti. Come sempre, parto dal padrone di casa che ritroverete giovedì prossimo. Un applauso. Luciano Rabottini, ciao Luciano! Buonasera a tutti. Un grosso in bocca al lupo a Dimitri Nikandrov, la sua GM Cycling Team. Ciao Dimitri. Un grosso in bocca al lupo, ovviamente. Ad Antonio Di Sante. Buonasera. Un grazie ad Antonio Iacovozzi, grazie per essere stato in nostra compagnia. Buonanotte a tutti. Grazie a Domenico Cerasi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a Luciano D'Onofrio che ci ha presentato due splendide manifestazioni che andremo a vedere. Ce la fate a venire qui a fianco a me, senza tutti quanti, senza composti, a mettervi un po' tutti intorno? Ci facciamo inquadrare la nostra Silvia, un attimo che spostiamo, eccoci qua. Eccoci, ce la facciamo a inquadrarli tutti? Eccoci qua. Allora, è tutto per questa sera, noi ci vediamo giovedì prossimo in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte!
Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata, sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in Corso Umberto 32, presso la ex Monti.